Allora, il mio campo sono dunque i giochi, i veri giochi, non il gioco. E io sono un creatore di queste cose, e ce ne sono centinaia. Dunque, il gioco nel senso del tennis è un gioco, oppure il gioco del calcio, oppure gli scacchi, oppure uno qualsiasi dei miei giochi. E che cosa sono? Sono dunque dei luoghi. Prima di tutto, delle scacchiere, dei tavolieri dove si gioca e dove si limitano certe attività, certe azioni, e che sono governate dalle regole. Queste regole sono estremamente precise e sono infatti il gioco. Io credo che la distinzione tra gioco e regole è quasi impossibile, perché sono le regole che fanno il gioco. Ebbene, questo gioco ha anche un'azione. E la bellezza di questa azione, dal mio punto di vista, è che è un'azione totalmente inutile. Ossia, il gioco è gioco perché non serve a niente. Ebbene, il gioco appartiene a una certa categoria della cultura. La cultura, se si può chiamare cultura, tutto quello che noi riceviamo dagli antenati come società, che ci fa partecipi della società, ma che riceviamo non ereditariamente, ma attraverso l'apprendimento. In tutto questo bagaglio grandissimo che si può chiamare cultura, ci sono moltissime cose utili che servono alla nostra sopravvivenza, non so, l'agricoltura, la tecnologia, il telefono, tutte cose veramente utilissime. Ma c'è anche una categoria di cose, le più preziose, se dico dal mio punto di vista, che sono totalmente inutili, però necessarie. E questa è la musica, è l'arte, è la filosofia. E la danza, non so, è tutta questa parte che riceviamo e di cui il godimento di cui è veramente la base della vita, è quello che rende la vita vivibile, è che ci sono queste altre cose, perché è proprio, bisogna andarsene da quello che è utile e andare verso quello che è inutile. Io penso che sia proprio quello lo scopo della vita. Darci il tempo di fare queste belle cose inutili, che sono assolutamente umane e che hanno tutte questa straordinaria caratteristica, tra l'altro, che sono proprio della natura umana, perché cercano di fare ordine. Io credo che noi, vivendo in questo caos intorno a noi e dentro di noi anche, come direbbe certamente il professore, cerchiamo di mettere ordine. E mettiamo ordine con tutta questa cultura, ossia la filosofia, per esempio, come la vedo io, è il tentativo di mettere ordine nei nostri pensieri, nella maniera nella quale noi vediamo il mondo. Ed è molto curioso perché noi, io credo che abbiamo proprio delle strutture dentro di noi che ci permettono di classificare e che ci danno il desiderio di classificare. Non so, ci sono stati i filosofi pitagorani, che non so se si dice così, ma sono i casi dove dove il mondo era diviso in numeri, dove i numeri diventavano la cosa più importante. E io credo che questo aspetto numerico proprio della filosofia esiste sempre, e qualche volta è abbastanza divertente anche. Per esempio lo sforzo di Hegel di mettere tutto in tre gruppi mi ha sempre piaciuto moltissimo. Allora io, anzi, ne ho fatto un piccolo gioco nel quale io, per burlarmi della gente, faccio una classificazione in tre gruppi, e poi questi tre gruppi sono divisi in altri tre gruppi, e poi l'ultimo gruppo io ci metto solo due cose, e io sento un fastidio straordinario tutto intorno, perché e dove è la terza cosa? Qui ci vuole la terza cosa. E dunque questo desiderio di classificare io lo sento moltissimo anche qui, perché ci sono molti accademici, e gli accademici hanno questo desiderio quasi più di qualsiasi altri, di mettere tutto in ordine. E allora, se una cosa non va bene in quell'ordine, ce la mettono lo stesso, invento una cosa a mettere lì dentro, perché se no non andrebbe. Questo mi sembra un'attività straordinariamente umana. Ma in tutti i campi, per esempio nella musica, per me, io sento, naturalmente il musicista non pensa a queste cose, grazie a Dio, ma che cos'è la musica se non è un tentativo di mettere ordine nel caos del suono, del rumore? Allora, quando si scompone il rumore, lo si mette in ordine e si fa della musica. Io persino ho fatto un piccolo gioco per bambini piccolissimi, che è molto bellino, dove le note singole sono in delle scatole.
E allora si tratta di mettere queste scatole in ordine, così quando si picchia col martellino sono in ordine. E questo le dà un piacere vivissimo al bambino. Allora ho capito, è proprio questo che vuole fare. Vuole mettere ordine nel caos. E in qualsiasi campo della pittura, io sempre trovo che questo desiderio di semplificazione che accumula tutta questa parte della cultura che io chiamo inutile ma necessaria. E c'è un lato di questa cultura che a me diletta particolarmente ed è il gioco, perché mi sembra che il gioco sia il tentativo dell'uomo di mettere ordine nella vita. Perché più di qualsiasi altra cosa il gioco è una riproduzione della vita stessa. Perché è un amiglioramento della vita, perché invece di essere come è come dovrebbe essere. Ossia, è ordinata prima di tutto, ha delle regole che abbiamo accettato volontariamente e ha uno scopo facilissimo da capire ed è estetico, perché parte di questo ordine, quello che noi chiamiamo la bellezza, l'armonia e così via, ha di nuovo questo ordine. E il gioco è meravigliosamente ordinato, almeno quello che faccio io spero. E lo scopo di questo gioco è il gioco stesso, non è fatto per nessun'altra ragione, è fatto per divertirsi. E la ragione per la quale che imita la vita è che questa illusione che noi abbiamo del libero arbitrio, che si crede che esista veramente o no, non importa veramente, ma questa illusione, siccome è talmente forte che noi ci crediamo o no, e fa lo stesso, questo fatto che non si sa come andrà a finire. E questo è unico nel gioco, perché per esempio un altro di questi aspetti della cultura è il teatro. Ebbene, il teatro e il gioco, per esempio il gioco del calcio, si rassomigliano moltissimo, perché tutti e due hanno dei spettatori, sono costruiti apposta per questo, hanno il posto sacrale dove si svolge il gioco, il campo, non è vero che è tenuto tanto bene, ordinato, o come la scena, bisogna vedere come si occupano della scena. Ma ha questa grande differenza che anche se il teatro imita la vita meravigliosamente, nel senso che siamo lì e vogliamo sapere come va a finire, ma un'altra parte del nostro pensiero sa benissimo che questo è già deciso, perché perlomeno l'autore sa come va a finire. Invece nel gioco questo non è, e per definizione il gioco è un posto dove un'azione si svolge dalla quale non si conosce la fine. Ed è per questo che mi sembra talmente chiaramente un'imitazione della vita. C'è anche questo fatto che si può insegnare divertendo ed è una cosa importante, ma bisogna farla molto di nascosto perché il bambino non deve mai accorgersi che lo scopo è altro che di divertirlo. E allora di nascosto gli si può insegnare qualche cosa. Io credo che una delle cose importanti nel gioco è che uno vince e uno perde. Ebbene, si gioca per vincere, ma giocando per vincere si impara a perdere. E io credo che questa è la cosa più importante, perché se si è imparato a perdere, si è imparato a vivere. È tutto quello che voglio dire. Grazie.